Va bene, perfetto, questa atmosfera è meravigliosa. Come stai, innanzitutto? Allora, questa La neve con la luna è uscito ieri, quindi praticamente la summa di questo tour teatrale assolutamente trionfale. Ma io vorrei cominciare con questa domanda. Come scrivo una canzone Lucio Dalla? Appartiene a quella scuola che dice che l'ispirazione è una cosa meravigliosa che bussa dalla porta e tu devi soltanto aprire? O l'ispirazione invece è mestiere, ci si mette tutti i giorni a scrivere? Dai, Lucio. Guarda che dobbiamo passare insieme. Va bene. Dobbiamo passare insieme 8 minuti, ce li dobbiamo fare passare. Allora, dal punto di vista sociologico, scrivere una canzone è una delle cose più complesse. Appunto. C'è una certa differenza, però va bene. Sai che la cosa. Fammi fare un giro di cosa. Puoi girare. La cosa meravigliosa di fare un programma in Rai è che hai un archivio a disposizione strabiliante, puoi andare a ricercare un po' di cose. Io volevo farti una domanda e quindi ho trovato questo filmato, guardiamocelo. Sono le 8 di sera, quando appare la prima bandiera rossa sui muri della via. Non c'è ancora la vittoria, ma badate, unità, compattezza, riaprono i cancelli. Senti. Ah, scusa, ero io questo qua? Eh sì, eri tu. Eri tu in questa fabbrica, Bloch. Ed era la fine degli anni 70. Però sai che c'è questo film che è appena uscito, appunto, di Wilma Labate, che parla... di quei giorni, quei 35 giorni in cui gli operai della Fiat scioperarono bloccando la più grande azienda del paese, questa signorina F. E ho pensato a quel tuo pezzo, Cara, che parlava di queste cose. Personalmente, che ricordi hai di quel periodo, Lucio? Ma guarda, io in realtà ho una memoria alloppia, proprio in generale. Non mi ricordo bene le cose che mi riguardano. Tranne quel giorno che ci fecero l'antivaiolo da piccolo, avevo circa 3 o 4 anni. Quello me lo ricordo bene perché mi fece paura. Onestamente questa non me la ricordavo proprio, Hai visto? Quindi avete proprio cercato tra le pieghe della pelle. Ci siamo messi a cercare tra le pieghe della pelle. Sì. Cosa c'è adesso che arriva? Niente altro? No, invece sì, ti faccio vedere. Hai capito l'antifona. Va bene. Nulari e basso di statura, nulari e al di sotto del normale. Nuvolari e a 50 kg d'ossa, nuvolari e un corpo eccezionale. Nuvolari alle mani come artigli, nuvolari e un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Scatenato per la velocità, Tazio Nuvolari, Ayrton Senna, ora Valentino Rossi, cos'è che ti piace di questa spericolatezza? Niente. Come niente? Ti dico la verità, la velocità proprio non me ne frega niente, lascio andare veloci gli altri perché proprio mi piace guardare intorno, mi piace per esempio guidare ad occhi chiusi, come appunto diceva Battisti. Guardare ad occhi chiusi, come si chiamava? Emozione. Però mi piace. Basta! 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 Mi piace molto raccontare le storie di quelli che vanno veloci. Appunto, Nuvolari, Ayrton Senna. C'ho il fascino perché il rapporto che c'è tra il motore e la società è un rapporto, per dire, archetipo, nel senso che l'uomo tende sempre ad andare più forte.
però sono cavoli dell'uomo, a me non mi piace andare forte, mi piace stare sedentario. Ma che sedentario se tu sei sempre in giro, piuttosto... Ha fatto il cretino, oggi guarda va che faccio il cretino. No, ma me ne sono accorto. Dai, abbiamo ancora qualche minuto, voglio farti vedere un altro filmato. Insomma, stavamo sul prato. Quello del suo Oreste, lo conosci? No, ma va avanti. Beh, tutto d'un botto, m'è zombato addosso. E m'ha cominciato a baciare forte, sempre più forte, sul collo. E poi? E poi m'ha sbattuto sull'erba e m'ha baciato in bocca, selvaggiamente. E poi? E poi? E poi basta. Che altro dovevamo da fare ancora? Male, male. Molto male. Spero che tu ti penta di quello che hai fatto. Hai visto che ciò avesse a cercare bene? Ma scusa una cosa, vorrei sapere, c'è il regista della trasmissione qua? Certo. Vorrei sapere chi è il pusher che lo serve normalmente, perché non sono io quello lì. Ma come non sei tu? Ma dai, non sono io. Certo che sei tu. Lucio, dai, non farmi venire questi dubbi adesso, sei tu, ne sono certa. Beh, io ho visto sui viali l'altra sera una che ti assomigliava, ma non eri tu, comunque.